Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Come potete ben notare, oggi voglio parlarvi di Poison Girl by Dior. È un profumo che molti conoscono, ma che in realtà non è così conosciuto come si crede. Mi spiego meglio. Il suo fratellino maggiore, ovvero Hypnotic Poison, è veramente un profumo che è utilizzato dalla maggior parte delle donne. Ogni posto che frequento, almeno una persona con questo profumo la trovo. Poison Girl è un flanker del suo predecessore di Hypnotic Poison, ma totalmente diverso. Nasce nel 2016, quindi è un prodotto più o meno recente. È un profumo del gruppo orientale vanigliato balsamico. Quando l'ho acquistato questo profumo ero veramente molto entusiasta di averlo preso, anche perché vista la fama del suo predecessore non avevo dubbi sul fatto che potesse essere un profumo veramente piacevole. Come sapete, a me piacciono di più i profumi fioriti e agrumati o comunque frizzanti. Questo profumo, all'inizio quando l'ho utilizzato, ero consapevole di indossare un profumo molto impegnativo, nel senso che è un profumo veramente tanto dolce, ma tanto tanto dolce. È un profumo che ha all'interno tantissimi ingredienti e tantissime note diverse, però purtroppo non riesce a farne fuoriuscire alcune che secondo me sarebbero fondamentali. Le note di testa, per farvi capire meglio, sono solo due: arancia amara e limone. L'arancia amara effettivamente dà un senso di dark a questo profumo. È un profumo che all'apertura è abbastanza opulento, si sente subito che non è un profumo leggero. Come note di cuore invece abbiamo due tipologie di rose, la rosa di damasco e la rosa di grass, detta anche rosa dai 100 petali. E di nuovo troviamo fiori d'arancio. Inutile dirvi che queste note così aranciate danno un senso quasi liquoroso a questo profumo, e quindi piace o non piace. Veniamo al pezzo forte, le note di fondo. Abbiamo la fava tonka del Venezuela, che è molto molto profonda in questo profumo qui, è molto penetrante, è veramente dark, non avrei altri aggettivi con cui definire questa fava tonka in questo profumo. Sandalo, la vaniglia, la mandorla, il balsamo di Tolu, il cashmeran ed infine l'eliotropio. Come vedete è una carrellata di ingredienti come note di fondo. Purtroppo in questo profumo non vengono valorizzate per niente. Infatti è stata un pochino una delusione in questo, per quanto riguarda il dry down di questo profumo. Nel senso che ha un'ottima apertura, molto profonda, marcata, inconfondibile quasi, dopodiché si trasforma in un vanigliato qualsiasi, quindi perde un po' di originalità secondo me, anche perché all'interno ha degli ingredienti anche particolari come il balsamo di Tolu, che è un balsamo ottenuto dalla resina di cortecce di alcuni degli alberi della Colombia, quindi ha anche, se vogliamo, un ingrediente particolare al suo interno, eppure non esce una nota che spinge. Essendo un profumo di Dior, comunque, mi aspettavo un qualcosa di particolare e sicuramente diverso. È un classico profumo che può piacere a una persona, diciamo, improntata su un certo profumo piuttosto dolce, aranciato, vanigliato, opulento, caramellato se vogliamo. Però secondo me non è un profumo sensuale, è un profumo che vedo più per una ragazza giovane. Non voglio dire assolutamente che questo profumo non è adatto a tutte le età. È un profumo gourmand, molto infantile, sbarazzino se vogliamo, ma allo stesso tempo che non fa girare magari le persone a chiederti che profumo indossi oggi. Andiamo a spruzzarlo. Allora, come prima impressione, sento molto molto bene e persistente il limone. Poca arancia in realtà, sento più il limone con un sentore agrumato. Ovviamente il dry down andrà verificato dopo 20-25 minuti. Visto che io l'ho già utilizzato questo profumo e so dirvi più o meno come si comporta sulla mia pelle, purtroppo vira troppo verso le note agrumate, aranciate, dark. Quindi è molto amaro sulla mia pelle, quasi si scorda della vaniglia. È inutile, è proprio vero che il profumo si adatta al pH della pelle che si trova sotto. Molto persistente, sì, e si percepisce comunque anche a fine giornata, però non è una persistenza improntata sull'essenza del profumo, è una persistenza un po' che si perde nella vaniglia assoluta. Come Votus Sillage invece è molto molto percettibile alle altre persone, quindi il mio voto è di 10 su 10. Quando voi passate ed avete spruzzato questo profumo saprete per certo che l'altra persona vi ha captato
solo per avervi sentito entrare nella stanza. In questo caso ho comprato l'eau de parfum perché pensavo che l'eau de toilette fosse troppo leggera. Invece mi sono un po' pentita, nel senso che per me questo profumo risulta troppo amaro. Avessi acquistato l'eau de toilette probabilmente mi sarei trovata un pochino meglio, visto che le note sono un pochino più agrumate e meno penetranti. Detto questo, i formati sono sempre 3 dell'eau de parfum, 30 ml a 60 euro, 50 ml di 90 euro ed infine il mio, il 100 ml, che viene 127 euro. Quindi io questo profumo lo consiglio soprattutto se avete intenzione di utilizzarlo nelle stagioni invernali ed autunnali, perché un profumo così in estate suonerebbe, sarebbe troppo, come si dice, too much. Se invece voi siete amanti di profumi profondi, dark, intensissimi, molto 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 dolci, allora potrebbe piacervi come profumo. Se invece siete delle amanti di fioriti, cipriati, profumi invece un pochino più frizzanti, secondo me non è il vostro genere. Molto bene ragazzi, anche per oggi la recensione del mio profumo è finita. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale o attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui video che escono. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione e let's talk about!